carni scelte, verdure di stagione e gli alti formaggi per un secondo piatto gustoso e di qualità. Le proposte di Monica Bianchessi nella quarta lezione del corso di cucina. Iniziamo con del petto di faraone, ma andrà benissimo anche del petto di pollo, che farciremo con una purea di patate e porri, naturalmente del provolone valpadana DOP piccante, e poi li serviremo su un letto di spinaci. Poi utilizzeremo il taleggio DOP per la tagliata, una bella tagliata di manzo, di controfiletto di manzo, e poi utilizzeremo invece l'asiago, asiago DOP e del Piave, anche DOP, per una rista farcita con dei funghi. Buonissima poi tra l'altro, sono una bella crema di zucca. Possiamo procedere già al taglio. In questo caso abbiamo scelto un provolone piccante. Allora, in questo caso ne facciamo solo la metà, così poi andiamo a chiudere in questo modo. Benissimo. No, no. Quanto tempo necessita di cuocere un petto di pollo? In questo caso è quasi intero, 20 minuti circa. Cuori integri, perché è la parte più dolce della cipolla, e l'aceto balsamico, esatto. Voglio che il cuore della carne non risulti freddo. Non dobbiamo seguire il senso della nervatura, dobbiamo tagliare esattamente al contrario. Che cosa ho fatto? Ho aperto il taleggio, l'ho coperto appunto di latte e adesso andiamo appunto a frullare il tutto. Adesso andrò appunto a rosolare. Sceglietele un po' amarezzate. Siamo. E lo spargo qui sopra. Tagliamo le nostre fette. Ricapitolando, per la falcia del petto di pollo ripieno, Monica ha utilizzato dei porri stufati, delle patate lessate schiacciate e del provolone valpadana DOP piccante. Ha aperto al libro la carne e l'ha riempita con il composto, fermando il tutto con degli stecchini. Ha posto la carne a rosolare, sfumando con vino bianco fino ad ultimare la cottura. Ha servito i petti di pollo, accompagnandoli con degli spinaci stufati e guarnendo con rondelle di porro fritto e pancetta croccante.
Per preparare la seconda ricetta, Monica ha preso delle fette di controfiletto di manzo, marinate in olio extravergine d'oliva Sabina DOP e aromi, e le ha scottate in padella. Le ha servite con un accompagnamento di cipolle rosse al forno aromatizzate con l'aceto balsamico di Modena EGP e della fonduta di Taleggio DOP. Funghi trifolati e asiago stagionato DOP grattugiato nel ripieno degli involtini di arista di maiale. Monica ha rotolato le fettine e le ha poste in padella per la cottura. Una purea di zucca e patate e scaglie di piave DOP. E il piatto è pronto. E se vi è sfuggito qualcosa? Ma Vittorio, vieni tu a dirlo qui. Ma cara Vittoria, dove troviamo le ricette che ho realizzato questa sera? Ma sul sito di altiformaggi.com.